Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta un titolo, il concetto delle buone e cattive opere. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel nobile Corano: chi fa il bene lo fa a suo vantaggio e chi fa il male lo fa a suo danno. Il tuo Signore non è ingiusto con i suoi servi. È testimonio che non c'è altro Dio che all'infuori di Allah, l'uno senza alcun associato, è testimonio che il nostro maestro profeta Muhammad è il suo messaggero e servitore, che dice, riportando dall'Onnipotente: miei servi, questi per voi, vi ricompenserò per questo, così colui che compie le vostre opere che sto registrando trova bene, dovrebbe lodare Allah, e chi non trova che non dovrebbe incolpare nessuno se non con il proprio. I pace e benedizioni di Allah siano sul nostro profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti quelli che li seguono con carità sulla retta via, fino al giorno del giudizio universale, seguitando nel merito. Allah, l'Onnipotente, onorò l'essere umano, lo rese il capo di tutte le altre creature. Soffiò in lui dalla sua anima e lo distinse con la ragione. Ed è questo Allah, l'Onnipotente, dice: in verità abbiamo onorato i figli di Adamo e li abbiamo condotti sulla terra e sul mare e abbiamo concesso loro cibo eccellente e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle nostre creature. L'uomo assunse a suo carico una pesante responsabilità che i cieli e la terra rifiutarono ad assumersi. Tale responsabilità richiede la ricostruzione della terra, oltre all'esecuzione delle adorazioni imposte da Allah. Di questo Allah dice: quando poi l'orazione è conclusa, sbargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molti ricordate Allah affinché possiate aver successo. Il musulmano deve rendersi conto del fatto che ogni opera compiuta da sua parte sarà bilanciata nel giorno del giudizio finale, oppure universale, buona sia o brutta. Di questo Allah dice: chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di bene lo vedrà, e chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di male lo vedrà. Inoltre anche Allah dice nel nobile Corano: il giorno in cui ogni uomo avrà dinanzi a ciò che avrà fatto di bene e ciò che avrà commesso di male, e si augurerà che tra lui e tutto questo ci sia un tempo immenso. Allah vi mette in guardia da se stesso, Allah è indulgente con i servi. Il concetto dell'opera, buona opera, comprende tutto quello che fa l'uomo dell'azione e delle parole. La buona opera deve essersi svolta solo per il bene di Allah e deve essere fatta oppure alla perfezione. Di questo Allah dice: eppure non ricevettero altro comando che adorare Allah, tributandogli un culto esclusivo e sincero, eseguire l'orazione e versare la decima. Questa è la religione della verità. Non c'è dubbio che il concetto della buona opera nell'Islam è ampio e comprende tutti i culti imposti da Allah sui suoi servi, come per esempio la preghiera, il digiuno, la decima, il pellegrinaggio, e tutti questi sono dei culti principali da compiere, laddove Allah Altissimo dice: o voi che credete, inchinatevi, prosternatevi e adorate il vostro Signore e operate il bene, sì che possiate prosperare. Allah dice anche: assolvete all'orazione, pagate la decima e inchinatevi con coloro che si inchinano. Allah, anche il profeta Muhammad, da parte sua, pace e benedizione da Allah su di lui, sottolineò l'importanza delle orazioni, dei culti, delle opere pie, affermando la grande ricompensa nella vita mondana e quella dell'aldilà. Il musulmano deve essere sincero, onesto, deve dire le buone parole, salutare gli altri con i saluti dell'Islam, il saluto dell'Islam, e deve essere pacifico. Allah l'Altissimo dice: di ai miei servi che parlino nel modo migliore. E il profeta Muhammad dice anche:
E il più caro e il più vicino a me nel giorno della risurrezione sarà quello che ha il comportamento migliore, e il più odioso e il più lontano da me nel giorno della risurrezione sarà il loquaccio e il più pretenzioso e il più retorico. La buona opera comprende anche tutto quello che realizza i principali umani e contribuisce alla costruzione di una società coerente, pacifica, cooperativa, tollerante, graziosa e compassionevole. Quando l'uomo esce da casa sua per guadagnare con le proprie mani, avrà una grande ricompensa, divina ricompensa. E il profeta lo considera il suo lavoro, oppure considera il suo lavoro come un'opera fatta per il bene di Allah. Una volta i compagni del profeta Muhammad videro un uomo molto attivo e serio nel suo lavoro, dissero al profeta: «O messaggero di Allah, se fosse per amore di Allah, sarebbe stato meglio per lui». E il profeta allora disse: «Se lavora per mantenere i suoi figli piccoli, è per amore di Allah. Se sta lavorando per sostenere i suoi genitori anziani, allora è per amore di Allah. Ma se agisce in modo ipocrita, lo è per il bene di Satana». E il profeta Muhammad era il buon esempio a tutta l'umanità, aiutava i suoi in tutti i lavori domestici e disse: «Se uno di voi spende il denaro a favore dei suoi familiari, questo sarà considerato come una sadaqa, cioè un atto di carità». E il profeta ci invita anche a fare le opere pie, come per esempio aiutare gli altri, sostenere i deboli, fare il bene a favore dei bisognosi, eccetera. Nel nostro presente tempo, la costruzione, la e la ricostruzione, la riforma sono tra le buone opere, come sottolinea il nobile Corano in più di 300 versi che esaltano l'importanza del lavoro, laddove Allah dice: «Vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzaste». E questo sottolinea anche che tutti che lavorano nei campi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio avranno gran ricompensa per tutto quello che fanno seriamente. Il Corano cita alcuni esempi delle industrie e la loro importanza, come in questo verso: «Facemmo scendere il ferro, strumento terribile e utile per gli uomini». E l'industria della cantieristica, laddove Allah dice: «Costruisci l'arca sotto i nostri occhi secondo la nostra rivelazione». La buona opera non si limita a fare del bene alla gente, ma anche rimuovere il danno dalla strada, anche essere misericordiosi con gli animali, come sottolinea il nostro profeta: «Temete Allah in questi animali che non parlano, trattateli in una maniera compassionevole». Inoltre, il profeta ci ordina a rimuovere le cose dannose dalle strade, dicendo: «Una volta un uomo camminava per la strada, ha trovato un ruscello spinoso, l'ha rimosso e così Allah le ha ricompensato e gli ha perdonato i peccati». D'altra parte, la cattiva opera comprende tutte le opere che causano la rabbia di Allah, l'Onnipotente, come i peccati, l'aggressione contro i patrimoni e l'onore dell'altri, la negazione della responsabilità verso i familiari. Ed è questo Allah dice: «O credente, preservate voi stessi e le vostre famiglie da un fuoco il cui combustibile saranno uomini e pietre». E il profeta Muhammad mette in guardia contro quelli che fanno perdere i diritti dei suoi familiari. Inoltre, tra le cattive opere ricordiamo la corruzione della terra, la diffusione dei pensieri dannosi, dei rumori, delle false notizie e terrorizzare gli innocenti. Di questo Allah dice: «Non espargete la corruzione sulla terra dopo che è stata resa prospera». E il profeta dice: «Il migliore tra voi sono quelli che fanno il bene, e i bissimi cattivi tra voi sono quelli che causano il danno all'altri». Tra le cattive opere ricordiamo anche mettere gli ostacoli per le strade della gente, perché questo è un gran peccato, come sottolinea il profeta Muhammad, e le opere cattive comprendono anche ciò che genera rancore tra le persone e ciò che causa loro un danno morale o materiale, come ad esempio calunnia, pettegolezzi, ironia, beffa, insulti, oscenità nel dire e altre cose
che l'Islam ha proibito e contraddiscono la moralità, l'etica e i comportamenti civili. Il nostro profeta Muhammad mette in guardia contro quelli che camminano tra la gente distribuendo le calonnie e danneggiando i rapporti tra la gente. Dico questo e imploro il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo all'altra parte, oppure alla seconda parte del nostro sermone. Ma prima di tutto, loda ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è altro Dio che Allah, l'unico testimonio che il nostro maestro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace sull'ultimo profeta e messaggero di Allah e sulla sua famiglia e sui suoi compagni e su quelli che le seguirono con carità fino al giorno del giudizio universale. Quindi, mie sorelle e miei fratelli nell'Islam. Ciascuna buona azione sarà svolta dal servo, sarà ricompensata nella vita mondana e in quella dell'aldilà. Ed è questo Allah, l'Onnipotente, dice: daremo una vita eccellente e chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. Inoltre, la ricompensa della buona opera continuerà dopo la morte. Come sottolinea il profeta, ci sono 7 opere che saranno ricompensate se anche nell'aldilà. Tra loro conoscenza ereditata, un figlio ben educato che chiede il perdono di Allah per lui, o coltiva una pianta di datteri per la gente, o fa costruire una moschea, eccetera. Tra questo anche la cancellazione dei peccati e sostituirli con buone ricompense. Di questo Allah dice: cancelleremo i peccati di coloro che credono e compiono il bene e li ricompenseremo nelle loro azioni migliori. L'immensa ricompensa sarà la compagnia degli profeti, i martiri e i fedeli. Di questo Allah dice: coloro che credono e compiono il bene avranno per dimora i giardini del paradiso. D'altra parte, le cattive opere conducono alle cattive conseguenze nella vita mondana e in quella dell'aldilà, al disguido, alla confusione e alla perplessità nella vita. Come dice il Corano, cosa ne sarà di colui al quale è stata edulcorata la nefandezza della sua azione al punto che la considera buona, ma Allah svia chi vuole guida e chi vuole. Quindi non ti affleggere per causa loro. Allah ben conosce quello che hanno operato. Tra le conseguenze c'è anche la vita turbolente e instabile. Di questo Allah dice: che si sottraia al mio monito avrà davvero una vita miserabile e sarà risuscitato cieco nel giorno della risurrezione. La cattiva fine nel giorno del giudizio finale, dove il Corano dice: in verità, coloro che consumano ingiustamente i beni degli orfani non fanno che alimentare il fuoco nel ventre loro e presto precipiteranno nella fiamma. Quindi dobbiamo compiere le buone azioni, allontanarci dal male e cooperare per esaltare la verità e il vero, come stabiliscono gli ordini del nobile Corano. Per il tempo, in vero, l'uomo è in perdita, eccetto coloro che credono e compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e con un altro modo si raccomandano la pazienza. O Allah, ti chiediamo di farci fare le buone azioni, lasciare le cose cattive e amare i poveri. Facci sinceri nelle nostre azioni e salva l'Egitto e tutto il mondo da tutti i mali. Grazie dell'ascolto.